migliaia, a milioni, appallottolati. E in virtù del peso modesto e dell'ingombro limitato, non tutti per terra. Alcuni su mensole, sull'armadio, sul lampadario, come palloncini che un gas misterioso e sicuramente fetido ha fatto librare in ogni angolo della casa. Io sono un padre, dovreste chiederlo ai miei figli, sono due adolescenti di 17 e 19, maschio e femmina, quindi se chiedete a me che padre sono, vi dico ottimo, sono un padre. Sulla scena sono un padre che cerca di essere un amico dei figli, cerca del figlio, perché in scena c'è solo un figlio, padre e un figlio, un rapporto proprio diretto e molto singolare, personale e anche molto metaforico, quasi maestro e allievo, passarsi il testimone, la vita che continua, quindi insomma ha un motivo, non è una famigliola borghesuccia o che non ci sono donne, non c'è la moglie, non viene raccontata nello spettacolo, quindi è proprio questo padre figlio. E il padre cerca di essere, appunto, dicevo, un amico, le cose che gli psicologi dicono, gli errori più madornali che si possono fare, no? È proprio un errore essere amico, essere fratello, no, sei padre, quindi magari non padre padrone come c'era una volta, ma bisogna essere magari non autoritari ma autorevoli. Ecco, quindi questo padre invece cerca di essere simpatico, amichevole, amico, e fa disastri probabilmente. Il figlio non risponde, monosillabi, ha le cuffiette, un figlio di oggi ovviamente, e quindi il dialogo è bello difficile, è quasi un monologo di fatti. Continua serrato in Parlamento il dibattito per la revisione del Porcellum. Secondo gli esperti, anche la legge elettorale azteca, che prevedeva l'elezione di un unico deputato da sacrificare gli dèi ad ogni solstizio, era più democratica del Porcellum. Il suo creatore, Calderoli, tuttavia, non dispera di poterlo cambiare in peggio. Lo spettacolo riprende il libro di Serra, Gli sdraiati, direi fedelmente all'80%, nel senso che ci sono stati dei tagli sostanziali, ma ripeto, non pazzeschi, perché il libro non era infinito, però a recitarlo tutto diventava uno spettacolo troppo lungo. Noi amiamo, sia io che regista Gaglione, amiamo spettacoli abbastanza brevi, sintetici, un atto unico, dura mi sembra 1 ora e 20, non di più, però è bello denso. Quindi ripeto, abbiamo tagliato un paio di capitoli, qualcosa del libro, e in compenso abbiamo aggiunto però, concordando con Michele Serra, sempre dei pezzi di Michele Serra, tratti da altri suoi tipi di scritti, che sono le cose per cui la gente lo conosce. Gli sdraiati è stato letto da decine di migliaia di persone, però molti lo conoscono per La Maca su Repubblica, per Satira Preventiva sull'Espresso, ecco, quel tipi di sue scritture che poi sono stati raccolti in libri anche questi, in particolare in uno chiamato Breviario Comico. Noi abbiamo attinto da quel libro 2 o 3 momenti dove il padre cerca di dire al figlio, perché il colloquio è molto privato, è molto casalingo, cioè quasi insomma padre e figlio in una stanza, in una casa, e invece ci piaceva anche uscire al di fuori e dirgli per esempio a questo figlio, ma scusa, prova ad alzarti da questo maledetto divano, a non essere più sdraiato, a uscire, a vedere il mondo, a partecipare di questa società, di questa vita politica e sociale, guarda cosa ti aspetta, prende un giornale, legge quello che lo aspetterebbe se mai si alzasse, e legge dei disastri, delle cose che in modo molto satirico Michele scrive sulla legge elettorale, sulle cose che accadono, sugli evasori fiscali, insomma su quello che lo trova, che probabilmente quello che noi conosciamo bene, insomma, quindi sono momenti molto comici, li abbiamo inseriti anche per questo motivo e anche per far sì che poi alla fine la chiusa di questi pezzi è quella, forse hai ragione tu, dice il padre al figlio, resta pure sdraiato, anzi se ti rannichi un po' non ci sarebbe un posticino dove mi fai un posticino anche per me, quindi dà quasi ragione al figlio. Dai, vieni con me al Colle della Nasca, partiamo venerdì mattina e sabato sera sei di nuovo a casa per uscire con i tuoi amici. C'è la scuola, la salti, parlo io con tua madre, vai, te lo chiedo per piacere, non farlo per me, fallo per te.